Gli incidenti sulla strada sono la prima causa di morte per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Nel territorio della provincia di Teramo, secondo i recenti dati ACISTAT, nell'ultimo anno sono stati 14 gli incidenti che hanno coinvolto ciclomotori e motocicli, con 17 feriti e 5 morti. Per arginare questa strage continua, l'Automobile Club di Teramo, insieme all'Istituto Scolastico Provinciale e alla Prefettura, da ormai 10 anni porta avanti una campagna di sensibilizzazione nelle scuole medie teramane dal titolo La sicurezza si fa strada, attraverso l'uso di simulatori di guida per motoveicoli e il gioco La patente a punti. Già da 9 anni che l'ACI a Teramo soprattutto ha dato vita a questo progetto, che si ripete ogni anno con le scuole di tutta la provincia, sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola secondaria di primo grado. Per noi l'obiettivo più importante è quello di preparare, soprattutto in questa ultima fase, ogni anno i ragazzi della terza media. Infatti oggi saranno presenti circa 750 ragazzi della terza media, perché da qui a qualche settimana loro andranno nelle autoscuole a prendere il patentino, o anche meglio ancora la patente di tipo A, per portare i motocicli. Per noi è importante formarli, anche perché la strada, a differenza di quello che succedeva praticamente qualche decennio fa, che era in funzione dell'uomo, adesso purtroppo noi siamo in funzione praticamente della strada, e la strada è diventata un pericolo costante. Ufficio patenti è una bella grana per l'ASL. Come controllate le patenti e l'abilità a guidare? La ASL ha una funzione importante, sia quella odierna, dove noi cerchiamo di fare un'azione preventiva, mettere i soggetti, renderli consapevoli di che cosa vanno incontro con dei comportamenti anomali durante la guida, ma anche, diciamo, un'azione repressiva, perché nella commissione medica patente, una volta arrivato, il soggetto deve essere sottoposto a determinati esami. Dottor D'Annunzio, sono aumentati i ritiri delle patenti? I controlli sulla strada hanno generato in un primo tempo un aumento del numero delle persone che sono state affidate ai controlli della Commissione Medica Patenti, ma questi controlli noi adesso stiamo riscontrando, precedentemente con una campagna intensa che precedentemente è stata fatta, ha ridotto il numero delle persone che adesso accedono alla commissione patenti. Durante la manifestazione conclusiva, che ha coinvolto 36 scuole medie del Teramano e 750 ragazzi, sono stati premiati con caschi omologati di ultima generazione i 36 vincitori del gioco della patente a punti, mentre gli istituti che hanno presentato dei lavori video sul tema della sicurezza stradale sono andati assegni per oltre 2.000 euro.